Franco. È la parte di giù. La benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su quest'opera intrapresa e su di voi e vi rimanga sempre. Amen. Sono partiti i lavori di restyling del centro cittadino e del lungomare San Marco di Agropoli. Ieri la posa della prima pietra. Le opere programmate già nei mesi scorsi consentiranno di procedere al rifacimento dei giardini caduti di Nassiria, alla riqualificazione della fontana, alla sistemazione dell'arredo urbano nell'isola pedonale. Inoltre, nell'ambito del medesimo intervento, infatti, verrà garantita anche la messa in sicurezza del marciapiede del lungomare San Marco, che a causa dell'usura necessitava di interventi di manutenzione. Queste opere, che possono sembrare di importanza minore perché certamente non hanno l'impatto di una grande opera, però incidono sulla vita giornaliera di tutti i cittadini, quindi può sembrare poco, ma un marciapiede funzionale, un'area diciamo come questa di Piazza Nassiria che viene riqualificata, quindi con panchine, aggiustiamo la fontana, insomma diamo quell'arredo urbano che, anche se non è importante, però è importante per i cittadini, per la visibilità, per il miglioramento della nostra città e per la comodità che i cittadini hanno tutti i giorni quando la vivono. Quindi anche la sistemazione del marciapiede del lungomare San Marco, anche lì è così vissuto, pieno di gente il lungomare, ormai tutto l'anno, perché è diventato un'area di passeggio così come il centro cittadino. E vedere insomma che c'era il problema del mattoncino che si sollevava eccetera non andava bene, quindi questo abbiamo pensato di fare, quello di dare dignità a luoghi così importanti per la nostra città, quindi per la vita dei cittadini, ma anche per quello quando arriveranno i turisti. Anche lì dobbiamo dare il segnale che la città vive e continua a crescere, diventa sempre più bella. Mi lega un affetto particolare alla piazza, no, sicuramente moltissimo per mio nonno, ma anche perché io sono nato a 20 metri da qua. Niente, sì, c'è stato un ritardo dovuto alla burocrazia che purtroppo non riusciamo a snellire e lo Stato neanche ci aiuta in questo, e poi alla pandemia. Un progetto partito 3 anni fa, non ci lasciamo confondere dall'importo, perché tramite la gara è sceso di parecchio e quindi ci sono tanti soldini che sono stati risparmiati, che continueremo ad investire per migliorare questa zona. È un progetto importante, Raffaella, perché nella piazza che accoglie i nostri figli, i nostri giovani e chi viene a trovarci, ha bisogno di bellezza, ma ha bisogno di sicurezza, di tranquillità, ed è il primo passo per portare la piazza a quei livelli dove noi dobbiamo garantire appunto una sicurezza maggiore per chi viene a trascorrere qualche minuto qua. È anche da qui che deve partire poi, e non deve fermarsi, il lavoro per un vero piano commerciale in piazza, cominciare a capire le attività come devono stare e quali devono stare, se veramente vogliamo puntare a migliorare la qualità dei servizi che noi possiamo dare nella città di Agropoli, per rilanciare questa città che oggi con la pandemia, come un po' tutti in tutta Italia, si è fermata un po'. In che tempi verranno consegnati i lavori? Partono oggi, che siamo al 21 di marzo, quando sarà consegnata quest'opera alla città? Guarda, io poco prima ho finito di parlare con la ditta in maniera abbastanza diciamo forte, perché li ho pregati di iniziare a lavorare in maniera incessante, perché abbiamo bisogno di finire presto e noi ci dobbiamo far trovare pronti, quindi penso che non andremo oltre il 30-35 giorni per far trovare tutto pronto ai nostri concittadini in primis e poi per chi ci verrà a trovare.